Ciao bambini e ciao Giovanni, sono ancora una volta in viaggio. La vedete? Questa è la mia splendida valigetta. Dentro ci sono un sacco di cose interessanti che raccolgo andando in giro per il mondo per voi. Vediamo un po' che cosa ho trovato questa settimana e che posso presentarvi e quindi consigliarvi. Ah, innanzitutto, voi sapete che a Milano c'è una cascina? Sì, forse molti lo sanno. Altri no, per cui ve lo dico io, c'è una cascina nascosta, è per questo che non tutti lo sanno, si trova nel Parco Sempione ed è una cascina molto antica che è stata qualche tempo fa ristrutturata e che in questi giorni festeggia il suo compleanno. Allora, se rimanete a Milano in questi giorni, anzi oggi, nella giornata di oggi, domenica 8 ottobre, potete andare in questa cascina perché ci sono un sacco di iniziative per gli adulti, ma anche e soprattutto, e sono quelli che a noi interessano di più, i bambini. Allora, ci sono un sacco di attività, di laboratori, di giochi, anche giochi culinari, per cui andate in questo parco, che è il Parco Sempione, che è stato purtroppo recentemente, in seguito alla grande pioggia di luglio, un po' devastato, ma che si sta poco a poco riprendendo. Quindi vi consiglio questo, che questa iniziativa, per festeggiare questa cascina nascosta. Sempre nella mia borsettina magica, vediamo un po' che cosa ho trovato. Beh, ho trovato questo. Domenica scorsa, sì, chi ci ha seguito e anche sabato, chi è venuto alla libreria Mammusca, ha visto e ha sentito che è stata inaugurata la stagione teatrale al Teatro Munari a Milano. Si parla quindi di teatro. Andiamo a teatro con i piccolissimi. Domenica scorsa abbiamo sentito e visto questo spettacolo Nonnetti, era la festa dei nonni. Invece oggi, domenica 8 ottobre, se avete bambini dai 4 anni in su, potete assistere a uno spettacolo di Aurelia Pini, La stanza delle storie di Aurelia. Tutte le domeniche ci sarà infatti questo appuntamento per i bambini piccolini, alle 16:30 al Teatro Munari. C'è anche una bellissima mostra che si può visitare se andate da quelle parti ed è una mostra dedicata a Tinin Mantegazza, un grandissimo personaggio che forse alcuni di voi i piccoli non conoscono, quelli grandi sicuramente sì. È una mostra intitolata Storia del gatto Gedeone che aveva il naso arancione. E allora, con queste due belle iniziative, una di teatro e l'altra che ha a che fare con la cascina, io riprendo il mio viaggio e vi saluto. Ciao, ciao Giovanni, ciao bambini.